siamo pronti e carichissimi per andare a vedere il secondo locale. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al nostro canale. Sì, vamos. Oh, che carino qua. Elettronico con tutte le dime. Sì. Poi c'è il banco universale. Ve la dovete immaginare aperta alla casa del custode, quindi un altro piccolo pezzetto, tutta zona C3. Ok, qui c'è il forno, le verniciature, lì ha fatto l'accesso per altri due appartamenti, qui vede tutto il blocco. È effettivamente un po' posticcio, it's a mess, come dicono gli inglesi. È un bel posto, divertente, perché ha geometrie un po' strane, mezzo abusivo, però la cabina c'è e non è abusiva, il motore funziona e già quelli sono 80.000 euro, che non è poco. Ciao YouTube, il locale che abbiamo visto con i giovani ragazzi è veramente molto interessante perché all'interno c'è già una carrozzeria. Ottenere i permessi per una carrozzeria e poi realizzare un forno è molto dispendioso, anche perché per i carboni attivi, quindi tutta la macchina che comprende il motore del forno, c'è bisogno di tantissimo spazio e di strutturare il tutto in maniera adeguata, e quindi realizzare un forno costa circa 100.000 euro. Il prezzo di questo locale è di 980.000 euro, l'acquisto, non vogliono affittare, vogliono solamente vendere. Secondo noi è un po' fuori prezzo, è un po' fuori prezzo e ovviamente fuori budget, però attenzione, facciamo finta di dare un anticipo del 10% su una cifra di 800.000 euro, il 10% 80.000 euro, con un tasso di interesse al 2%, facendo una simulazione, verrebbe fuori un affitto, un leasing per acquistare il locale di 4.000 euro al mese per 15 anni. Mica poco, però con quello che dobbiamo fare là dentro, da carrozzeria, studio di detailing, concessionaria, importazione di auto. All'interno di questo locale ci sono, dice, due appartamenti, non ce l'ha fatti vedere. Chissà, magari mettendo a reddito quelli, già il 50% dell'affitto andrebbe via senza dover fare grandi sforzi. Perché hai l'Audi Q5 e ti attacchi alla mia X3? 3.000 con 258 cavalli, perché lo fai? Ho due figli. Kick down e ciao. L'Audi non c'è più. Va bene. Com'è questo cappellino? Ieri sono entrato da Empower e Luca ha detto: oh, quanto viene questo cappellino? Figlio, te lo regalo. Grazie. Che ne pensate? Come vi sembra questo locale? Potremmo anche pensare di fare una parte di ristorazione lì dentro, o tipo T-Bone Station. Cioè, guarda sto posto, no? Che è un ristorante, che però mi piace tantissimo, un arredamento così industriale, con questi mattoncini, eccetera, così. Se tu levi tutti quanti i tavoli e ci metti le macchine dentro, cioè, ma che figata è? Io quando vado nei centri commerciali, che vedo quei negozi anche di scarpe, ma anche per esempio dei trucchi, per esempio sono bellissimi, c'hanno tutti sti led viola, sti mobili laccati, dico madonna, se qua dentro ci metto la Supra, cioè spacca, sarebbe uno showroom. Cioè mi piace molto mischiare un arredamento magari di un ristorante o di un negozio di abbigliamento particolare e farlo diventare uno showroom invece per le auto, che invece sono normalmente classici, con la mattonella nera, il tipico concessionario che vedi da tutte le parti. Vieni con la tua macchina magnifica, mangi un hamburger, bevi una birra, guardi un po' di macchine,
di fronte c'è l'anificio che comunque voglio dire è sempre pieno di... Zona che ha una vita notturna, oltre che molto frequentata anche di giorno, ha una vita notturna. Quindi per me l'ideale sarebbe riuscire ad unire le due cose e avere anche un risvolto notturno. Il mio sogno sarebbe aprire una sorta di, ecco, come questo, Timon Station, legato comunque al mondo delle auto. Diciamo che è l'ultima volta che siamo stati in un pub per scegliere la nostra attività, ha portato frutto, quindi oggi sì, ci ritroviamo sì, in un locale sognando il futuro. Nei commenti dici cosa ne pensi, perché noi abbiamo bisogno di riscontri, di risposte, di pareri, i vostri pareri, che so che siete appassionati di macchine. Vi ringrazio tantissimo del supporto che avete avuto in questo periodo, ringrazio Luca, ringrazio Andrea che hanno contribuito alla realizzazione del video. La passione per le macchine aumenta drasticamente, i contenuti esploderanno, ti consiglio di iscriverti a questo canale, di commentare sempre i video, di mettere il like, condividere, ci dai una mano, non mollate, continuate a supportarci, vi ringraziamo per essere qui per vedere i nostri video e ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Allora, via Tiberina, allora, c'è scritto giro al volo. Via Tiberina. È pieno di passere. E via al volo. Giù in fondo. Chi è? Sono amico di Robertino. Le donne al tavolo, entri. Pappa, paghi te. Grazie. Allora, stiamo. Vieni giovedì sera. Ma che cos'è? È un locale? È un ristorante. Ah, okay. Si paga 50 euro per entrare. Poi sì, sta lì, se sei capace, rivolgi. Se non sei capace, attacca il cazzo. No.